Tadino, l'orco e lo scarabeo. Una fiaba scritta dalla classe prima A dell'Istituto Comprensivo Evangelista da Pian di Meleto di Pian di Meleto. Coordinamento testo, professoressa Fabiola Severini. Legge, Paola Giorgi. C'era una volta un contadino di nome Cristoforo che era molto povero. Aveva un orto dove però non cresceva niente. Un giorno Cristoforo decise di andare dal maestro dell'agricoltura per scoprire i segreti dell'orto perfetto. Il maestro disse a Cristoforo che lo avrebbe aiutato perché i suoi piatti sarebbero stati il mezzo per salvare la principessa, che era stata trasformata in uno scarabeo da una strega. Così Cristoforo chiese al maestro dove si trovava la fanciulla, ma il maestro rispose che non lo sapeva. Cristoforo allora partì alla sua ricerca. La cercò nei posti che lui conosceva, finché un giorno incontrò un contadino che gli disse che c'era ancora una valle in cui andare, la Valle del Metauro. Lì Cristoforo riuscì a vedere lo scarabeo, ma quando era abbastanza vicino, apparve un orco che aveva intenzione di ucciderlo. Cristoforo ingaggiò una lotta molto difficile, ma alla fine ne uscì vincitore. Andò quindi dal maestro con lo scarabeo e venne così a sapere che per ritrasformarlo nella fanciulla che era, bisognava sconfiggere veramente l'orco, protettore degli hamburger, e preparare il piatto speciale per il principe di Urbino. Il problema di Cristoforo era questo. Nel suo orto c'erano ortaggi comunissimi, finché un giorno arrivò a casa sua un mendicante che, per ringraziarlo di avergli dato qualche buona patata e un bel bicchiere di vin santo, gli donò un concime rosa e azzurro da spargere sul terreno del suo orto e magicamente gli ortaggi diventarono da normali a estremamente diversi, come ad esempio le patate da gialle diventarono rosse e inoltre nel suo orto nacque una nuova specie di vegetale che egli chiamò tartufo. Anche il famoso e ben pagato zafferano, che da lui non era mai cresciuto tanto, crebbe a dismisura e tutto questo ben di Dio attirò le lumache che attendevano il loro pasto. A questo punto Cristoforo si sposò e aprì una tavola calda con la moglie. Cristoforo possedeva anche diversi capi di bestiame, mucche e maiali con i quali preparare ottimi crostini con la goletta, anatre per preparare piatti succulenti come gli gnocchi al sugo d'anatra, pecore dal cui latte ricavare la casciotta. Senza poi parlare delle sue famose tagliatelle al tartufo, dei cantucci con il vin santo della sua vigna e del buon pane con cui accompagnava la casciotta. Il ristorante di Cristoforo era grande e illuminato così tanto che lo si poteva vedere da un chilometro. Nell'insegna c'era scritto «Ristorante da Veronica». La porta era fatta di legno di acero e le mura erano di malta e cemento. Il tetto era a forma di imbuto, in modo che quando pioveva l'acqua fluiva nell'orto vicino al ristorante senza sprecarne nemmeno una goccia. Le finestre erano grandi e illuminate ed avevano bellissime tende rosse. Davanti alla porta d'ingresso, un lungo tappeto rosso accoglieva gli ospiti. L'interno era molto ampio e dal soffitto penzolava un lampadario di vetro che Cristoforo aveva ricevuto dalla nonna. Tutti gli arredi erano di legno di quercia. La cucina era grande quasi come il salone. Chi mangiava in quel luogo poteva ascoltare bellissima musica popolare di sottofondo. In un angolo del giardino, un'area giochi intratteneva i piccoli ospiti con scivoli, altalene e altri giochi. Accanto al ristorante di Cristoforo c'era quello del rivale Rattuia, protetto dall'orco degli hamburger. Il ristorante di Rattuia era grande, molto illuminato. Sui muri c'erano immagini dei cibi disponibili. Si vedevano hamburger apparentemente buonissimi, patatine fritte brillantissime e Coca-Cola frizzantissima. Ma dentro le cucine si vedeva la realtà. Era tutto cibo spazzatura.
Quell'anno il principe di Urbino sarebbe venuto a visitare i ristoranti di tutto il paese perché voleva premiare i migliori piatti delle Marche. Il principe era abituato a mangiare cibi sani e nutrienti. Egli mangiava sempre educatamente, usava le posate. Era infatti un lontanissimo parente di Guidobaldo della Rovere. Era quasi scontato che Cristoforo avrebbe accontentato il principe battendo il rivale e si sarebbe così pure rotto l'incantesimo. Cristoforo, però, non era più quello di una volta e non pensava più allo scarabeo. Pensava solo al rivale da vincere. Era diventato orgoglioso e presuntuoso. E soprattutto aveva dimenticato la propria generosità, quella che gli aveva permesso di ricevere il concime magico e coltivare così i suoi famosi prodotti. L'orco poi non mollava e avrebbe protetto Rattuglia con i suoi moderni e poco salutari hamburger, di cui andava ghiotto, a tutti i costi, soprattutto perché in quel modo lo scarabeo sarebbe tornato in mano sua e la principessa sarebbe stata sua per sempre. Un giorno una vecchietta stanca e affamata, in cammino da tanto, in cerca di cibo e senza soldi, passò davanti al ristorante. L'odore era irresistibile e impossibile da ignorare. Allora andò dal contadino e gli disse: «La prego, signore, mi dia un po' di cibo gratuitamente. Cerco cibo da giorni, ma non ho soldi. Abbia pietà di me». Il contadino, stanco di lavorare, tutto preso dalla sfida, rispose: «Io non sto qui a perdere tempo per regalare cibo a persone del tutto sconosciute, mai viste prima d'ora. Io fatico per i miei raccolti e voglio guadagnare. Scordati che ti dia del cibo gratuitamente. Vattene via e non farti più vedere». Purtroppo Cristoforo non sapeva quello che stava facendo. Dietro alla vecchietta si nascondeva infatti una strega che dopo l'accaduto avvelenò il cibo del contadino. Disperato Cristoforo ascoltò il consiglio dell'orco, che lo convinse a rivolgersi a Rattuglia. Il vicino invidioso, fingendo di essergli amico, gli regalò una pozione che secondo lui avrebbe creato nuovi tipi di piante: pomodori ciliegini, rapa rossa. Il contadino accettò perché pensò: «Chissà quali nuove e più succulenti pietanze potrà preparare mia moglie e chissà quanti viandanti si fermeranno a mangiare da noi e chissà quanto denaro potremmo ricavare e il principe!» Sparse allora la pozione sul terreno e andò a dormire. Ma il giorno dopo sembrava un campo di battaglia. Le piante si erano seccate, gli alberi appassiti e gli animali che avevano mangiato il cibo contaminato erano morti. Questa situazione Cristoforo non riuscì più ad aggiustarla perché qualsiasi cosa piantava cresceva poco e marciva subito. Fu così per diverso tempo, finché il contadino fu costretto a lasciare le sue amate terre ormai incoltivabili e a chiudere il suo famoso ristorante. Così, con gli ultimi soldi rimasti, decise di andare con la sua famiglia a cercare un nuovo terreno a basso prezzo. Lo trovò e con tanta pazienza e fatica incominciò tutto da capo. Tolse i sassi più grossi, le erbacce più selvatiche e iniziò ad arare il terreno. Tutti credevano che fosse stato un pazzo a comprare quel terreno lì, perché era sempre stato sterile. Ma Cristoforo era stato indirizzato nel sogno dal mendicante che lo aveva aiutato una volta e si fidava di lui. A pochi giorni dall'arrivo del principe, in un pomeriggio caldissimo, Cristoforo stava arando il pezzo del terreno più vicino al fiume Metauro, quando, all'improvviso, l'aratro si fermò di colpo e per quanto lui spingesse per farlo andare avanti, non si muoveva. Andò allora a vedere e con grande sorpresa si accorse che c'era una botola di metallo a terra. Si spaventò tantissimo e si chiese: «Ma cosa ci fa un pezzo di metallo qui?» Guardando bene da vicino, vide che da una parte c'era un anello. Allora ci infilò un grosso bastone e con tutta la sua forza lo aprì. L'interno era buio e polveroso, pieno di ragnatele, ma si scorgeva una scala che scendeva verso il basso.
Cristoforo aveva paura, ma la sua curiosità era più grande. Iniziò a scendere. Scendeva e per fortuna aveva portato con sé una lanterna per vedere nell'oscurità. Lì sul fondo ecco arrivare tre giganti con una bocca enorme, una bocca ancora sporca di ketchup, maionese e senape. Cristoforo si impaurì, ma non indietreggiò. In fondo era facile tenerli a bada, erano solo grasso e niente cervello. Cristoforo li prese in giro per un po', correndo qua e là, finché si girò e li colpì in fronte, lanciando tre patate che teneva in tasca e che avrebbe potuto piantare quel giorno. I giganti caddero storditi e a quel punto il buio fece sparire ogni cosa. Tutto era oscuro e misterioso. L'oscurità era fatta però anche di specchi, in cui si vedeva l'immagine di una principessa imprigionata in uno scarabeo. Fu così che Cristoforo ricordò il maestro e il suo desiderio di salvare la povera fanciulla. L'altruismo prese il posto dell'orgoglio nel suo cuore e così il drago in pietra che stava in fondo alla galleria e che al posto degli occhi aveva due rubini gli si presentò davanti e gli disse: «Hai superato tutte le prove e ora puoi esprimere un desiderio». Cristoforo non ci poteva credere. Da quando era successo tutto quello che gli era capitato, aveva sempre avuto solo un desiderio: ritornare al momento in cui la vecchietta gli aveva chiesto del cibo. E così pensò: «Voglio tornare indietro nel tempo». Sentì allora un formicolio strano alle braccia e alle gambe, ma ciò che sentì più di tutto era l'acquolina in bocca al solo pensiero di tornare a mangiare i cibi deliziosi che preparava sua moglie. L'orco e Rattuglia erano sconfitti, e lo erano doppiamente, perché il giorno in cui arrivò il principe, il loro ristorante sgargiante, ma pieno di cibi spazzatura, non venne neanche preso in considerazione. Cristoforo vinse la sfida e immediatamente lo scarabeo in mano al maestro si trasformò in una bellissima principessa che si sposò il giorno dopo con il principe. Inutile dire dove si svolse il pranzo. E vissero tutti felici e contenti.